nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535, dichiara Santo Anastaso Michele Bidognetti Francesco responsabile del reato loro ascritto e condanna Santo Anastaso Michele alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione e Bidognetti Francesco alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione. Condanna entrambi al pagamento delle spese processuali, visti gli articoli 538 e seguenti del Codice di Procedura Penale. Condanna gli imputati in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Saviano Roberto, Capacchione Rosaria, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania. Danni da liquidarsi in separato giudizio civile. Condanna inoltre gli imputati alle spese del giudizio. Visto l'articolo 530, Codice Procedura Penale, assolve Daniello Carmine dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto. Il termine per il deposito della sentenza è a 90 giorni.